Dovrebbe essere cominciata la diretta. Adesso vediamo un po' se è partita. Perfetto, è partita la diretta. Vediamo se c'è qualcuno che si sta collegando per seguirmi. E intanto quello che vedete è la locandina della trasmissione di questa sera. Salve Patrizia, benvenuta. Vediamo se si collega qualcun altro. Salve Franca. Salve Luca, salve Mirko, benvenuto. Buonasera a tutti. Allora, come avete sentito, come avete visto e letto, il titolo della trasmissione è il focus praticamente attraverso l'esoterismo sull'archeologia spaziale e su come l'umanità è stata segnata dalla presenza extraterrestre. E tutto questo lo affronteremo questa sera in un'ottica esoterica, e cioè seguendo il principio. Chi di voi mi segue da tempo sa che chi è appassionato di esoterismo, chi è un esoterista, la differenza che c'è fra l'approcciare l'esistenza solo con la mente vuol dire usare il raziocinio, analizzare e poi però ti fermi lì. Mentre invece l'ottica esoterica amplia, no, la facoltà di interpretare, di scendere nel particolare quando affronti qualsiasi lato dell'esistenza, non soltanto con la mente e con il raziocinio, ma anche con l'intuito. Allora non siamo più interagendo con il cervello, ma stiamo interagendo come mente, perché l'uomo è completo nella sua vera realtà, e cioè quella di energia, anima, ka, quello che voi volete che permea la materia in questa quarta dimensione, quando utilizzando la parte hardware che è il cervello, quindi il raziocinio, la capacità di analisi, di scandagliare, unita all'intuizione, operiamo come il vero uomo, come mente. Allora, in quest'ottica, prendendo in analisi l'archeologia spaziale, noi dobbiamo semplicemente guardare con occhi diversi tutto quello che ci è stato proposto in questi anni, nei nostri studi, nei nostri licei, nelle nostre università. E quello che è la vulgata corrente di che cosa sia l'archeologia e la storia dell'uomo, no? Allora, quando noi ci troviamo davanti a situazioni come, per esempio, quelle che abbiamo affrontato in altre trasmissioni, e ecco, partiamo qui, per esempio, da quelli che sono gli scritti che ci vengono dall'antica Roma e che sono praticamente gli scritti di Giulio Seguiente, di Plinio il Vecchio, di Plinio il Giovane. E in questo esempio che state vedendo sul vostro schermo, qui abbiamo dal libro dei prodigi dello storico romano Giulio Seguiente, in questo libro lui ha scritto dei brani tratti dalle opere originali di Cicerone, di Tito Livio, di Seneca e di molti altri autori latini. E che cosa riportavano questi autori latini? Riportavano, per esempio, anche le cronache militari che venivano dai lati più lontani dell'impero, anche perché tutte queste persone erano anche senatori dell'antica Roma, erano personaggi di spicco. Pensate soltanto a Cicerone e quanto sia stato importante, o Seneca e tutti gli altri autori. E qui ci sono degli esempi dal Prodigiorum Liber di Osseguiente, come per esempio dall'edizione del 1552 sono menzionabili alcuni casi. Quando
Caio Mario e Lucio Valerio erano consoli a Tarquinia, da luoghi diversi fu vista cadere improvvisamente dal cielo una cosa simile a una torcia fiammeggiante al tramonto, un oggetto volante circolare simile per forma a un ardente Clipeus, che sarebbe lo scudo rotondo dei legionari romani. Fu visto attraversare il cielo da ovest a est. Quest'altra descrizione risale al 98 a.C. Clipeus non può che suggerirci una forma discoidale sempre dell'89 a.C. Nel territorio di Spoleto, Umbria, un globo di fuoco di colore dorato cadde a terra, ruotando su se stesso, quindi sembrò aumentare di dimensioni ed elevandosi da terra, ascese verso il cielo, dove oscurò il disco del sole con il suo splendore e si allontanò poi verso il quadrante orientale del firmamento. E questi sono dei brani che sono indiscutibilmente non interpretabili in maniera diversa da quello che è l'osservazione di un qualcosa che ricorda un disco volante. Ed è scritto nero su bianco ed è a disposizione di tutti gli storici e di tutti gli archeologi, di tutti gli studiosi. Poi dal secondo libro dell'opera di Plinio il Vecchio, dal capitolo 31 al capitolo 35, ci sono queste descrizioni. E per contro hanno visto molti soli contemporaneamente, né sopra lo stesso né sotto, ma di traverso, né vicino né contro la terra, né di notte, ma o all'alba o al tramonto. Una volta, riferiscono, furono avvistati a mezzogiorno sul Bosforo e durarono da quell'ora del mattino fino al tramonto. Anche gli antichi videro spesso tre soli come sotto i consolati di Spurio Postumio e Quinto Muzio, 174 a.C., di Quinto Marcio e Marco Porcio, 118 a.C., di Marco Antonio e Publio Dolabella, 44 a.C., di Marco Lepido e Lucio Planco, 42 a.C. E nella nostra epoca si vide sotto il principato del divino Claudio, durante il suo consolato con il collega Cornelio Orfito, 51 d.C., più di tre insieme non furono mai visti alla nostra epoca. Il capitolo 32. Anche tre lune, essendo consoli Gneo Domizio e Caio Fannio, 122 a.C., apparvero. Capitolo 33. Riguardo a ciò che per lo più definirono soli notturni, una luce dal cielo fu vista di notte, essendo consoli Caio Cecilio e Gneo Papirio, 113 a.C. E spesse altre volte sì che la notte era illuminata come il giorno. Capitolo 34. Uno scudo ardente da occidente verso oriente scintillando attraverso il cielo al tramonto del sole, essendo consoli Lucio Valerio e Caio Mario, 100 a.C. 35° capitolo, estratto dal 35° capitolo, fu vista una scintilla cadere da una stella ed accrescersi mentre si avvicinava alla terra. E dopo essere diventata grande quanto la luna, illuminare come in un giorno nuvoloso e poi, risalendo verso il cielo, diventare una torcia. Questo prodigio fu visto una sola volta, essendo consoli Gneo Ottavio e Caio Scribonio, 76 a.C. Lo vide il proconsole Silano insieme al suo seguito. Oh, queste sono praticamente delle descrizioni che non possono essere interpretate diversamente. Perché anche volessero dire che erano meteore o che erano dei fulmini globulari, ma il movimento che viene descritto quando dice da est verso ovest, oppure scende a terra e poi risale verso il cielo, non è possibile che una meteora faccia questo, nemmeno se rimbalzasse colpendo la terra e per fare il movimento che è descritto. Tantomeno si comportano così i fulmini globulari. Allora, rientriamo in tutte quelle descrizioni che dagli anni 40, dagli anni 30, dagli anni 50, poi apparse su tutti i quotidiani e diventate di pubblico dominio, i testimoni del nostro evo moderno, dell'umanità civilizzata e industrializzata, hanno riportato fino ai giorni nostri, fino a quando queste osservazioni, non più da militari che
erano a terra e andavano in giro con gli scudi e le lance come i romani, ma bensì in cielo con degli aerei, hanno ripreso con le loro telecamere poste sotto le ali. E sto parlando di tutto quello che ha fatto scalpore in questi ultimi anni di inizio secolo, relativamente agli UAP, quelli che sono stati prima divulgati in via informale tramite internet in molti siti e poi ufficializzati quando avevano già fatto il giro del mondo queste immagini dalla USAF Air Force, che ha detto sì, quelle immagini che girano da tempo sul web sono state riprese dai nostri caccia che si erano alzati in volo dalle portaerei e sono state riprese dalle telecamere termiche. E per farvi ricordare bene, eccolo qua, queste sono foto dell'Air Force USA, sono quelle che hanno fatto il giro del web. Ecco, vedete, questo è un video girato dalla nave militare USS Omaha il 15 luglio del 2019 e questo che io vi sto facendo vedere sono dei fotogrammi presi da quello che ha trasmesso Sky TG24 dopo la conferma della Marina Militare Americana che queste cose che giravano sul web erano vere. A confermare questo possibile fenomeno UAP, Unidentified Aerial Phenomena, è il Pentagono, così dice questo frammento del Sky TG24. La portavoce del Pentagono ha detto che il video è sotto l'esame dell'autorità UAP-TF. Oh, quello chiaramente la nave si trovava quando ha fatto questa ripresa, quello che vedete qua è il Pentagono ripreso da Sky TG24, si trovava a largo di San Diego per un'esercitazione militare della Marina. E questo ha fatto scalpore, anche perché è evidente che poi ha scaturito tutto quello che è venuto fuori dal congresso americano e via discorrendo. Però c'era un'altra immagine, vediamo se non me la sono persa. Oh, chiaramente ci sono stati proprio un soggetto del CICAP, dei detrattori anche di queste immagini che sono state autenticate dal Pentagono. Ecco, questa qui è l'ultima immagine e il filmato era stato pubblicato dal documentarista Jeremy Corbell. Ecco, questa qui è l'UFO che, ripreso dalla nave, era uscito e poi si è rigettato nell'oceano. Ok. Ma perché vi dico questo? Perché questo parallelismo fra i militari romani e quello che l'United States Force degli Stati Uniti ha ripreso con le telecamere di questa nostra tecnologia, di questa nostra umanità degli anni 2000, è evidente che è come se fosse un filo di trade union dalla documentazione della più importante civiltà che ha portato, diciamo così, fino ai giorni nostri, un'impostazione di vita, le leggi, pensate soltanto al fatto che sotto l'impero romano il primo codice di leggi è stato emanato da Giustiniano, le Lex Giustinianee, e addirittura la giurisprudenza, i romani la facevano considerando anche che loro nelle loro leggi potevano non prevedere tutto, ed essendo Roma un grande porto di mare, perché era la capitale dell'impero e da tutte le parti dell'impero arrivavano persone che avevano usi e consuetudini diverse da quelle che avevano magari fatto scaturire le leggi romane, si erano anche inventati il pretore peregrino, cioè alle porte di Roma c'erano dei magistrati che avevano l'incarico di giudicare su cose che non erano previste dalle Lex Giustinianee e dalle altre leggi romane venute dopo e di fare giurisprudenza. Pensate a che livello di civiltà era l'impero romano. Ma come si è arrivati alla civiltà dell'impero romano? Perché prima di arrivare all'impero romano c'erano state altre grandi civiltà, magari sorte dal nulla, che avevano però nella loro storia, e perché alcune sono sparite, sono
morte state, trovate morte e sepolte dagli scavi archeologici, no? E parliamo per esempio dei Sumeri. E parlando proprio dei Sumeri, noi, grazie a Zaccaria Sitchin, abbiamo avuto la possibilità di avere delle traduzioni, delle interpretazioni di tavolette di argilla, che erano praticamente la Bibbia dei Sumeri. Il fatto che queste popolazioni siano entrate in contatto con esseri superiori che loro chiamavano dei, esseri superiori che avevano la possibilità di vivere il doppio, il triplo, il quadruplo degli anni che viveva l'umanità che all'epoca popolava la Terra, e che dominando le popolazioni che poi sono diventati gli Assiri, i Sumeri e via discorrendo, hanno impostato per l'umanità un'idea di civilizzazione e di civiltà. Ma perché io dico hanno impostato? Perché secondo l'ottica esoterica noi non siamo la prima generazione di anime che passa su questa dimensione. Vi ricordate cosa diceva Ermete Trismegisto? Noi potremmo anche essere frutto del sogno del creatore, ma proprio perché frutto del sogno del creatore, tendiamo a tornare al creatore. Allora, considerato quanto è immenso l'universo, che noi possiamo osservare, diciamo, in questi ultimi tempi sempre meglio perché abbiamo magari posizionato i telescopi fuori dall'atmosfera terrestre e quindi stando fuori dalla nostra atmosfera, l'immagine più nitida arriva più lontano. E riusciamo addirittura a trovare altri pianeti simili alla Terra intorno alle miriadi di stelle, come si vede da questa immagine di una galassia che permeano l'universo. Ma non possiamo sapere se la vibrazione di queste stelle, la vibrazione di questi pianeti che noi vediamo attraverso una ottica rudimentale, un'ottica materiale, un'ottica che è di questa dimensione in cui noi stiamo evolvendo, e cioè la quarta dimensione secondo gli insegnamenti di Ermete Trismegisto, perché noi, ripeto, secondo quello che diceva Ermete potremmo essere anche frutto di una creazione inconsapevole, ma proprio perché comunque emanati dal creatore tendiamo, essendo della sua stessa sostanza, a tornare alla perfezione del creatore. Ed Ermete Trismegisto dice che questo accade attraverso il passaggio in sette dimensioni. E quando dico che Ermete Trismegisto lo dice, ecco, perché vedete, queste sono la rappresentazione dei principi ermetici sulle tavole smeraldine. Tavole smeraldine che erano state anticipate, perché sono state trovate negli anni 30, ma sono state anticipate da un libro, il Kabbalion, apparso ufficialmente nel 1908, che era stato redatto da tre iniziati anonimi, e i quali si pensava fossero come Omero ascrivessero a Ermete dei principi che avevano pensato loro, fino a quando appunto non sono state trovate le tavole smeraldine che furono tradotte e pubblicate dal misterioso dottor Maurice Doreal. Ma cosa dicono i principi ermetici? Dicono cose che oggi come oggi noi troviamo corrispondenti anche nella fisica quantistica, perché quando Ermete Trismegisto diceva: su questo piano nulla si crea, nulla si distrugge, ma tutto è in continua trasformazione, si stava praticamente definendo quella che è la realtà della materia di questa dimensione. Infatti sulla Terra non è che qualcosa muore, finisce o sparisce, ma bensì tutto si trasforma. Anche noi quando moriamo, noi, il nostro corpo, quello che appartiene a questa dimensione, non certo il vero noi, quello che permea il corpo che appartiene a questa dimensione, ma quello che è di questa dimensione, che fa parte di noi in questo momento che stiamo interagendo fra noi su questa trasmissione, muta dopo che c'è la morte. Ma la morte è soltanto l'interruzione del rapporto fra il corpo che appartiene a Gaia e il nostro vero, la nostra vera essenza, l'anima, il ka, quello che volete, come la volete individuare, l'energia che permea il corpo che appartiene a Gaia, e quindi è l'interruzione di questo rapporto
che può essere traumatico, che può essere più dolce, come quando uno muore di vecchiaia e quindi magari ha il tempo di rendersi conto che sta per trapassare e che sta per abbassare tutte le barriere che lo separano dal mondo astrale, che è poi qualcosa dove noi andiamo anche quando dormiamo, ma che ci accoglie dopo la morte, perché poi noi lì percepiamo la dimensione superiore e sentiamo la brama di arrivare a quel livello, e quindi ci scegliamo per l'incarnazione successiva delle prove ancora più dure, sperando di superarle, perché attraverso il passaggio su quelle prove, quindi attraverso la reincarnazione, noi cresciamo sia spiritualmente sia in coscienza che in conoscenza. Quello che ha fatto l'umanità da quando è apparsa su questo piano a livello iperboreo, quando eravamo degli aborigeni, poi è partito un discorso di famiglie, le famiglie si sono trasformate in villaggi e nei villaggi sono apparse delle figure che, man mano che si allargava il concetto di socialità in questa umanità che dalla terza dimensione come gregge era tutto uguale salita nella quarta, però trovava delle persone che facevano diciamo così, da mosca nocchiera, da pastore per il gregge. Ma con chi erano in contatto questi personaggi? I pope nei paggi romani o i druidi o gli sciamani, che praticamente sono quelli che hanno lasciato più traccia nell'umanità e che sono più noti a tutti per le loro peculiarità. Sono dei soggetti particolarmente sensibili, particolarmente predisposti a interagire con esseri di dimensione superiore. Allora, questi esseri di dimensione superiore possono essere di diversa natura, perché noi sappiamo che con la creazione di tutto l'universo, quando c'è stata anche la cosiddetta creazione inconsapevole da parte del creatore, non si sono formati solo i piani dimensionali, i piani materiali e le anime che passano attraverso queste, ma si sono formati anche gli elementali, si sono formate determinate energie, determinate cose che sono funzionali a questo livello, a questi livelli dimensionali, e sono funzionali al disegno della creazione, che pur se inconsapevole è comunque tendente alla perfezione del creatore, perché il creatore è per antonomasia l'incarnazione della perfezione. Allora, perché ho detto che nella fisica quantistica troviamo dei parallelismi con quello che dice Ermeto Trismegisto? Ecco, pensate che uno dei principi di Ermeto Trismegisto è che l'universo è mentale. Allora, voi dovete sapere che quando c'è stato l'entanglement per l'esperimento del professor Aspect, che negli anni 80 ha scoperto che isolando delle particelle e inondandole di informazioni, pure se queste erano completamente isolate, secondo la nostra ottica, la nostra visione limitata di questa quarta dimensione, di noi incarnati nei corpi di questa quarta dimensione, si scoprì che tutte le particelle che erano nell'universo, quando queste venivano bombardate dall'informazione, acquisivano anche loro la stessa informazione. E questo mise in crisi, l'esperimento di Aspect mise in crisi la scienza moderna, che si basa sulla teoria di Einstein, e cioè la teoria della relatività. Cosa afferma la teoria della relatività? Che la velocità maggiore che è misurabile e possibile nell'universo è quella della luce. Ma l'entanglement era, come dice la parola entanglement, immediato, più veloce della luce. Allora, siccome la teoria di Einstein è ancora una teoria, perché fra le altre cose c'era anche la necessità, avendo lui ipotizzato nel discorso della massa per energia al quadrato, che ci fosse anche il gravitone, e cioè una particella legata alla forza di gravità, che è fondamentale per misurare l'universo secondo la teoria della relatività di Einstein, e che non si riesce a inquadrare, tant'è
Tant'è vero che in base a quello che si pensa e che è legato al fatto che dovrebbe esistere il gravitone e a tutta la teoria della relatività di Einstein, osservando il moto delle galassie, osservando il moto dei pianeti, c'è qualcosa che non torna. E allora, per cercare di spiegare il perché queste cose non tornano, hanno tirato fuori la teoria della massa oscura, cioè l'esistenza della materia oscura, quella che praticamente noi non vediamo, non riusciamo a misurare, ma interagisce evidentemente questa materia oscura e non fa funzionare l'universo così come dovrebbe funzionare in base a quello che è descritto da Einstein con la sua teoria della relatività. Ma qui torniamo all'entanglement, all'esperimento di Aspect. Perché ci torniamo? Ci torniamo perché qualcuno ha cercato di dare una spiegazione che conciliasse l'entanglement con la teoria di Einstein, o meglio, con quella che era la nostra concezione dell'universo anche grazie alla teoria di Einstein. E questo fu il professor Bohm, il quale professor Bohm diciamo, pronunciò una teoria, e cioè che l'universo, molto probabilmente, noi non riuscivamo a vederlo nella sua reale consistenza. Perché? Perché siamo limitati dalla nostra condizione. E qual è la nostra condizione? Il fatto di essere in questa quarta dimensione, risponde l'ottica esoterica. E che come quarta dimensione non puoi concepire tutto quello che fa parte delle dimensioni superiori. E Bohm, però, nella sua cultura e nella sua profonda, diciamo così, esperienza di studioso e di professore di fisica quantistica, enuncia la teoria dell'universo olografico. E che cosa consiste la teoria dell'universo olografico? E cioè lui dice, e se l'universo non fosse come noi lo consideriamo, ma bensì avesse queste altre peculiarità, e cioè, se noi prendiamo il negativo di una foto fatta praticamente con la macchinetta digitale, prendiamo il negativo e lo tagliamo in 1000 pezzetti e abbiamo un puzzle dell'immagine che era stata fotografata all'interno della macchinetta. Mentre invece se noi prendiamo il negativo di un'immagine olografica e la tagliamo in 1000 pezzi, noi avremo 1000 riproduzioni più piccole dell'immagine generale. Cioè se la foto olografica fosse stata una rosa, noi avremmo 1000 roselline esattamente, non perfettamente identiche alla rosa più grande, perché comunque in questa operazione si perde qualche cosa, ma comunque avremmo comunque tutta sempre la stessa immagine. Allora lui dice, e se fosse la nostra ottica che vede le particelle dell'immagine olografica, mentre invece la realtà dell'universo è quella della rosa grande che tagliata a pezzettini sembrano 1000 roselline? Questo spiegherebbe perché quelle particelle che noi crediamo di aver isolato, pensiamo non siano in collegamento con tutte le altre, mentre invece, come l'ologramma tagliato a 1000 pezzettini che riproduce sempre la stessa immagine perché fa parte di una foto più grande, riproduce e quindi è immediata la connessione. E per spiegare meglio questa cosa, Bohm ha fatto un esempio e dice, se noi entriamo in una stanza dove ci sono due televisori che riprendono un pesce pagliaccio, Nemo, vi ricordate il cartone animato Alla ricerca di Nemo? Noi vediamo all'inizio due pesci pagliacci che si muovono nell'acqua, poi vediamo che ci sono delle connessioni, e cioè che quando uno sale l'altro scende, che quando uno va a destra l'altro va a sinistra. E questo tutte le volte che questo accade. Però ci fermiamo lì. Vediamo queste connessioni, ma non le sappiamo spiegare. Perché? Perché dalla nostra posizione, dalla nostra condizione, e cioè di essere in una stanza davanti a due televisori,
non possiamo sapere che quello non è la riproduzione in due televisori di due pesci, ma in due televisori la riproduzione di un solo pesce, ripreso con due telecamere da prospettive diverse, e quella connessione che a noi sembrava fosse una connessione fra due pesci diversi non era altro che un unico movimento. E da qui parte anche poi il principio del movimento olografico di Bohm, che amplia la sua teoria, ma che adesso non affronteremo. Affrontiamo invece, proprio perché ho detto che uno dei principi ermetici è che l'universo è mentale, quello che il professor Prilbram, che era uno studioso del cervello e stava cercando di trovare le connessioni su come funzionassero le cellule del cervello per la memoria, finché non trova la spiegazione di Bohm sull'entanglement, e dice: e se anche il cervello fosse una cosa che lavora come se fosse un ologramma? Allora tutte quelle scariche elettriche che noi vediamo attraversare il cervello, che noi misuriamo, potrebbero essere esattamente come, perché voi forse non sapete, che quando per fare una fotografia olografica si devono incrociare sul negativo due raggi laser che riproducono quello che colpiscono, e cioè l'immagine che poi viene impressa sulla lastra. Per poter vedere la stessa immagine devi poi ricolpire con due raggi laser che si intersecano il negativo, che poi riprodurrà l'immagine olografica e la riprodurrà poi anche tridimensionalmente, non soltanto bidimensionale come la vecchia macchinetta analogica. Allora, Prilbram, abbinando questa teoria di Bohm dell'universo olografico al cervello olografico, allora dice: ecco come funziona la memoria. Nel momento che noi andiamo a cercare qualche cosa nella nostra mente, scattano questi intersecarsi di lampi che noi misuriamo nel cervello, e come un ologramma ci fanno scaturire l'immagine mnemonica. E questo principio esoterico è connessione fondamentale con la teoria scientifica dell'universo olografico, perché gli indù usano dire da tempo immemore: Dio dorme nella pietra, sogna nella pianta, si sveglia nell'animale, ragiona e sceglie fra il bene e il male nell'uomo. E questa è un'ulteriore dimostrazione di quello che dice Ermete Trismegisto, perché se sono sette le dimensioni in senso verticale da salire prima di ricongiungersi al creatore, prima di questa dimensione ce ne sono tre, se noi siamo nella quarta. E la prima è quella minerale, la seconda è quella vegetale, e la terza è quella animale, che noi ritroviamo in questa nostra quarta dimensione rappresentate, ma che noi abbiamo comunque vissuto come energia, come anima, come ka, come la nostra vera essenza, passando dalla prima alla seconda alla terza, fino ad arrivare a incarnarci come uomini e avere la consapevolezza, attraverso tutte le reincarnazioni fatte in questa quarta dimensione, della nostra conoscenza e della nostra coscienza. Ma torniamo all'archeologia spaziale e andiamo a vedere. Vedete questa piattaforma? Questa piattaforma è vicino alle rovine della città di Mongiudaro. Mongiudaro è in India, in una zona dove un archeologo indiano stava praticamente cercando un tempio indù, e invece ha trovato una città distrutta da cosa? Da un'esplosione atomica, o quella che sembra un'esplosione atomica. Io già l'ho fatta vedere queste immagini, ma ve le faccio rivedere volentieri. Vedete, questa è la zona proprio sopra il mare d'Arabia, dove c'è Mongiudaro. Vedete, è fra l'India e il Pakistan. Ed è sopra il mare d'Arabia. Vedete,
Mongiodaro sta in questa parte qua. E gli scavi di Harappa portano alla luce una metropoli che praticamente la città di Mongiodaro risulta poi al centro della città, distrutta come se ci fosse stata un'esplosione nucleare. Perché si trovano, ed ecco qua la foto dove vengono riprodotti, scheletri radioattivi. Ma non solo. Scheletri radioattivi, e poi vengono trovate pietre fuse con bolle d'aria che corrispondono esattamente alle pietre che sono state ritrovate a Iwo Jima e Nagasaki dopo lo scoppio della bomba atomica americana. Ma non solo. Sono state poi trovate fuse insieme anche mattoni e argilla fusi, esattamente come ai Iwo Jima e Nagasaki. La zona centrale dell'esplosione non ha una costruzione in piedi, ha soltanto collinette che corrispondono a dove c'erano le case, come vedete in questa immagine. E quindi le collinette erano le costruzioni che sono state completamente distrutte, quindi scheletri radioattivi, mattoni e argilla fusi, pietre con all'interno bolle d'aria, quindi l'immenso calore come quello di una fusione nucleare, però non come Iwo Jima e Nagasaki, perché la città è stata sì distrutta, ma solo al centro ha avuto gli effetti di un'esplosione nucleare, mentre tutto il resto è stato distrutto in maniera, diciamo, più pulita. Quindi come se fosse una tecnologia più avanti. Sapete che hanno detto di questa collina? Guardate che queste sono pietre intagliate, rettangolari, ma sono pietre enormi. Hanno detto che l'hanno costruita perché dovevano batterci il grano. Sapete che il grano si batte per togliere la pula, no? Perché poi deve essere separata dalla spiga il chicco. E voi pensate che per poter battere il grano si va a costruire una cosa come questa, che è come un grattacielo fatto praticamente per piatto orizzontale, quando anche solo alla semplice osservazione sembra una piattaforma d'atterraggio e guarda caso rotonda, proprio per quello che potrebbe essere un disco volante. E tornando al discorso delle civiltà, no? Come abbiamo visto quello che è praticamente Mongiodaro, io ho parlato anche della piana di Nazca. Ecco, questa è la ripresa della piana di Nazca dall'alto. Passando e guardandomi un po' più da vicino, si vede solo dall'alto queste figure sulla piana di Nazca venendo dall'oceano e entrando perché siamo sul territorio del Perù. Quindi, se noi fossimo a terra, su questa immagine di un colibrì, noi non vedremmo un colibrì stando a terra, ma soltanto delle strade che partono dal nulla, sì, e vanno verso il nulla, perché è talmente grande l'immagine che da terra non si può vedere. Questo è un ragno e questo è il colibrì visto da un'altra posizione. Sapete cosa hanno detto gli scienziati, gli archeologi su questo? Che praticamente loro avevano i palloni aerostatici, come le mongolfiere francesi. Peccato però che non ci sia che ne so, un disegno, un geroglifico, un accenno anche così in una scultura di queste mongolfiere, no? E poi, scusate se poco, ma dopo la mongolfiera i fratelli hanno inventato il volo. Vabbè, è una situazione talmente paradossale che non vale neanche la pena approfondire. Oh, e guardate che proprio davanti alla piana di Nazca, Scott Waring, che è uno che praticamente va in giro su internet utilizzando anche Google Map,
ha trovato che proprio davanti alla costa della piana di Nazca, su Google Earth, ha trovato nell'oceano qualcosa che sembra un enorme disco volante. Allora, qua vedete la foto praticamente di Google Maps con il Perù, e questa è la piana di Nazca, vedete, questa è la piana di Nazca, qua questa è l'America Latina, questo è il Perù, e qui davanti, vedete la freccia che indica, c'è questa cosa che noi adesso vedremo più in grande, eccola qua, ingrandimento dell'oggetto di un diametro che ha quasi 7 km di diametro. Ed è a circa 566 km dalla costa che è di fronte alla piana di Nazca. Sapete cosa hanno detto quelli di Google Earth perché questa cosa ha fatto il giro del mondo? Hanno detto, ma siccome noi facciamo le foto a quadranti, quando accoppiamo i quadranti possono uscire delle forme strane. Ma a me sembra che guardando questa immagine non solo che sia un disco volante con una cupola sopra, ma addirittura c'è l'ombra che fa il disco volante sul fondo marino. Perché la vedete bene l'immagine, anche se è un po' lontana? E poi arriviamo alla civiltà Maya e Azteca, no? Con le piramidi, che noi sappiamo che oggi le piramidi sono dappertutto. Sono in India, sono in Cina, sono addirittura nelle coste dall'altra parte di fronte all'Italia. Ma la cosa più eclatante è questa, che praticamente la piramide di Palenque, perché in Egitto si è presupposto che le piramidi di Giza fossero, siccome ci hanno trovato dentro i faraoni, state costruite dagli egiziani come cose funerarie, mentre non è così per il Sud America. L'unica piramide che aveva al suo interno un corpo era quella di Palenque, però a Palenque questa camera mortuaria non solo aveva un sarcofago molto particolare, che è famosissimo ormai nel mondo, soprattutto per il coperchio, ma all'interno c'era uno scheletro che aveva un teschio oblungo, i famosi teschi oblunghi. E poi c'era la stele del guerriero di Palenque. Vedete, questo è il guerriero di Palenque, e vedete questo elmo, anche qua si presume che il cranio sia oblungo sull'elmo di questa stele, che ha in mano un qualcosa che è stato in questa foto portato fuori, eccolo qua, è questo che io sto indicando con la freccia, e vicino è stato messo un mitra moderno. Solo che questo qua, riprodotto della stele del guerriero di Palenque, ha come delle fiamme che escono dalla bocca, rispetto, perché è come se l'avessero riprodotto mentre sta praticamente facendo fuoco. E adesso andiamo a quello che ho detto prima, cioè il famosissimo coperchio del sarcofago di Palenque, che è la riproduzione di un'astronave, di un razzo, dove un uomo che ha addirittura qualcosa che gli arriva al naso per respirare, ha le mani poi messe in moto come se toccasse delle leve, i piedi esattamente come quelli degli astronauti che abbiamo visto nell'EM quando venivano lanciati nello spazio. E poi, a parte la forma a punta, con tutte le cose che sotto c'è praticamente come se fosse un motore con le fiamme. E anche qui che hanno detto gli archeologi? Ma le riproduzioni che ci sono su questa stele sono di diversi dei, quello del volo, quello che dite che è il motore e la riproduzione del dio del fuoco. Ma scusate, ma che cosa devono fare degli esseri che sono alla pre-civilizzazione quando vedono scendere degli dei dal cielo e hanno il fuoco e hanno il volo e hanno cose da dei? Li devono rappresentare come quello che loro manifestano. E se devono mettere un apparecchio all'interno del quale vola un uomo, che cosa deve essere rappresentato nel fuoco se non il dio del fuoco, che è nel motore di questa apparecchio stilizzato in questo sarcofago? Ma sembra che la logica è usare la mente, non solo il raziocinio, anzi, basterebbe anche solo il raziocinio qua, ma usare anche la mente è qualcosa di diverso, no? E
quando ho parlato degli dei Anunnaki che sono venuti a portare la civiltà a noi che eravamo, è perché quella che vedete qua riprodotta è una strada zeca. Voi dovete sapere che la posta veniva recapitata nel giro di 5 giorni da un capo all'altro dell'impero. Peccato però, e le strade erano perfettamente camminabili e dritte, peccato però che non avessero né i cavalli né i carri, perché non avevano la ruota. Tant'è vero che questa posta in 5 giorni veniva recapitata a piedi, ma si può correre meglio che su una strada battuta, magari sui campi, perché fa meno male, no? Correre a piedi nudi sui campi. E questo fa ricordare anche l'altra civiltà di cui ho parlato all'inizio, e cioè quella che ha fatto strade che ancora noi oggi abbiamo, e come vedete questa è la via Appia, senza buche, senza avvallamenti, senza crolli, perfettamente liscia e dritta, altro che quelle che abbiamo noi sotto le ruote delle nostre macchine, perché veniva realizzata così. Io non so se adesso riuscite a vedere bene questa immagine, ma ci sono la bellezza di 1, 2, 3, 4 strati prima di arrivare alla posa del lastricato, che doveva essere piatto e liscio per il passaggio della ruota di legno con l'anima di ferro. E questo sistema, se fosse usato oggi, sicuramente non si creerebbero le buche nelle città per il passaggio degli autobus o dei filobus o dei trambus. Ma andiamo avanti, perché c'è stata una grande civiltà e un grande impero dal 75.000 al 160.000 avanti Cristo, e è stata trovata in Sudafrica una metropoli che misurava 5.000 chilometri quadrati e forse è la più antica civiltà sulla Terra. E quello che vedete sono i resti che gli archeologi che passavano di qua pensavano fossero muretti edificati dagli indigeni per metterci le bestie. Allora, la zona di queste rovine che avete visto sono a circa 280 km a ovest del porto di Maputo, capitale del Mozambico. E quindi sono in una zona che ha praticamente qualcosa come 5.000 miniere d'oro. Ecco, vedete, sono state scoperte da Michael Tellinger in collaborazione con John Hayne, che osservando dall'alto, perché era un pilota d'aereo, tutte queste rovine, ha capito che non erano dei semplici manufatti, ma avevano un senso, e che erano praticamente non recinti edificati per gli animali dai Bantu, ma erano i resti di quella che era una metropoli. E vedete, qui non solo si vedono i resti di quelle che erano le costruzioni, che avevano forma circolare, e c'era un motivo perché aveva forma circolare. Il motivo era, vedete, qui c'è Tellinger davanti a una pietra che è concava e convessa da un'altra parte, perché hanno scoperto che tutta questa metropoli aveva la bellezza sui suoi 35.000 km quadrati, e c'erano altre comunità collegate da 500 km di strade, realizzate con 500 milioni di pietre, tra i 10 e i 50 kg ciascuna. Capite che cos'era questa civiltà? Questo è poi una Stonehenge, più grande di Stonehenge e con i resti un po', diciamo, minori rispetto a quelli di Stonehenge, che è identificata col nome del calendario d'Adamo. E vi ricordate quanti mila anni ho detto che era stata edificata questa metropoli? Ebbene, guardate, questa è la riproduzione delle pietre in piedi del calendario d'Adamo, e queste sono le stelle di Orione. Queste sopra le stelle di Orione oggi, ma queste sotto sono le stelle di Orione come erano 160.000 anni fa.
Vedete? Si vede bene? Ecco, e questa è un'ulteriore dimostrazione che non solo ci hanno portato verso la civiltà, ma ci hanno anche indicato delle cose rispetto all'universo che è molto più ampio di questa piccola palletta di fango che ruota intorno a una stella alla periferia di una galassia. Eppure su questo gli scienziati, la scienza ufficiale, non hanno nulla da dire. Ma andando avanti, ecco, guardate, scorriamo velocemente perché il tempo passa ed è tiranno. Questi sono quelli che abbiamo identificato nelle opere del Rinascimento italiano e che si rivolgono agli ufologi per dire, guardate, se ci osservate bene, vedete traccia della presenza di extraterrestri. Questa è la Madonna con San Giovannino, mi fermo un attimo su questa perché è eclatante, e che è l'opera del ghirlandaio ed è del XV secolo. Adesso questo particolare della Madonna, vedete qua, se non so se riuscite a vederlo bene, ma fra la testa e la montagna dietro c'è un oggetto ovoidale che sta in cielo e sotto, vicino al muro della montagna, c'è qua uno, c'è come una persona che sta messa lì. E adesso andiamo a vedere l'ingrandimento. Ecco, questo è l'ingrandimento, questa è la spalla della Madonna, questo è l'oggetto che è stato disegnato dal ghirlandaio e questa è la figura ai piedi della montagna che addirittura non solo guarda l'oggetto, ma c'è anche una mano sopra gli occhi per vedere bene senza che debba essere oscurato dalla luce del sole. E questa è veramente eclatante, ma non eclatante quanto, perché ce n'abbiamo, guarda qua, qui c'è un disco volante, qua, eccola, questa è praticamente la rivoluzione che viene identificata con lo Spirito Santo, ma questo è il trionfo dell'estate, un arazzo del 1538, e guardate che dal 1400 al 1600 è pieno rinascimento dell'umanità, è un arazzo che sta al Bayerisch National Museum di Monaco, che ha una riproduzione di una scena rupestre con il signore nella carrozza e discorrendo, ma nel pezzetto di cielo che si vede qua sopra a tutta l'opera di cucitura di immagini, che è cerchiato di rosso e che adesso andiamo a vedere nel particolare. Ecco qua, guardate, vedete il classico cappello da prete di un disco volante, ma non solo, dietro c'è come se fosse l'ombra di questo o un altro disco volante perché è come se fosse dentro una nuvola. Non so se riuscite a vederlo bene, però sembra che sto guardando pure sul telefonino, sembra che l'immagine sia abbastanza godibile. Vabbè, poi questa è il sole e la luna nella rappresentazione della passione di Cristo. E poi ci sono i casi eclatanti, no? Di Norimberga e di Basilea. Questa è Norimberga, con tanto di descrizione di battaglia di globuli bianchi, di globi rossi e blu che escono da dei sigari volanti, una freccia nera nel cielo, esplosioni, botti e poi un incendio nei campi al lato di Norimberga. Ma Basilea non solo si verifica la stessa cosa, ma viene descritta anche qui come se fosse una battaglia nei cieli. Certo, tu vedi degli oggetti che sfrecciano e si intersecano fra loro, senti dei boati e pensi che sia una battaglia, anche perché siccome già dai tempi romani si vedevano queste cose che solcavano i cieli, si era ormai giunti nella convinzione delle popolazioni che i cieli fossero navigabili come i mari, tant'è vero che in molti disegni rinascimentali, in molti quadri, in mezzo alle nuvole si vedono spuntare delle chiglie di navi. Ma la cosa ancora più eclatante è che nel 1892 in Cina Wu Youru, che era un pittore, non solo dipinge le fiamme rosse ardenti nel cielo e le intitola anche il quadro così, ma
ma dipinge anche il ponte su cui tutta la gente si mette a guardare l'oggetto luminoso, e se vedete, se riuscite a vedere, sopra il ponte rappresentato con la gente e al lato del riquadro rosso che cerchia l'oggetto luminoso che è descritto nel quadro, c'è tutta la descrizione in cinese, scusate, con gli ideogrammi, che praticamente dice questo: la gente si va corsa sul ponte, guardava verso sud, vedeva questa luce che stava nel cielo, che si muoveva e si allontanava e si avvicinava. Non poteva essere una lanterna perché la lanterna il vento soffiava in direzione opposta, non poteva essere una meteora perché si muoveva avanti e indietro, non poteva essere un riflesso, non poteva essere altro che un oggetto luminoso nel cielo. Quindi abbiamo sia a Basilea che Norimberga che addirittura la Cina dove si parla di fiamme rosse nel cielo e addirittura si esclude quelle che potevano essere i possibili sostituti dei fulmini globulari. Sapete che cos'è questa immagine? Questa immagine è la Sardegna e questi sono i famosi scheletri giganti che sono stati trovati, catalogati, portati alle belle arti di Sardegna, da lì poi impacchettati, mandati verso Roma e fatti sparire definitivamente. Io ho fatto una trasmissione con un dipendente delle belle arti che non era sul posto, ma che ha parlato con chi ha fatto questi rilievi di queste foto, e che ha detto che il sovrintendente dell'epoca ha dato ordine di far sparire tutto. Sapete chi è questo personaggio? Questo personaggio è il nostro Indiana Jones, e cioè è un italiano nato a Rieti, che durante la guerra si è distinto contro i tedeschi perché era scappato in montagna in quanto da ubriaco ne aveva accoppati due, era nato a Rieti e quindi conosceva le montagne intorno a Rieti ed è Angelo Pitoni, il quale è stato reclutato dagli americani durante la guerra per quello che aveva fatto su quella montagna contro i tedeschi che lo cercavano. Da lì poi è passato nella CIA, dalla CIA è uscito, ma l'hanno reclutato per fare le ricerche per le compagnie petrolifere in Amazzonia e nel giro in Africa, in giro per il mondo, perché lui quello che sapeva fare era fare la spia ai colpi di Stato, quindi l'hanno preso, l'hanno reclutato perché così, e se no davano la colpa alla CIA di tutte le cose che lui faceva. E quello che ha in mano è un mummolo, e cioè la rappresentazione di un essere riprodotto dalle popolazioni africane che non è di questo mondo. E i mummoli sono famosi anche per ufologi e per gli archeologi, che anche lì però dicono che sono opere di fantasia. Ed è anche lo scopritore della Sky, della pietra dello spazio, che all'analisi fatte dai laboratori svizzeri risulta con degli elementi che non sono terrestri, perché hanno dei valori molto superiori. E perché Indiana Jones? Perché sempre in Africa, nel Mali, ha scoperto quella che potrebbe essere un'enorme statua della regina di Saba, che adesso sta su un lago, ma che molto probabilmente era praticamente verso il mare. E anche qui lui ha scoperto questa cosa, l'ha scoperta poco prima di morire perché aveva già quasi 80 anni, ma è rimasta lettera morta. Allora, abbiamo parlato dell'umanità e di quella che è il focus sulla storia dell'umanità attraverso praticamente l'esoterismo. Vedete, questa è la rappresentazione della cacciata dal paradiso che corrisponde al ritorno dell'umanità sulla terra. Questo è quello che ci riporta la Bibbia, la cacciata dal paradiso. Ma quello che effettivamente, utilizzando la mente, qualcuno che sa che per poter
far trovare dei corpi, dove far incarnare le anime che venivano dalla terza dimensione in questa quarta dimensione. C'era bisogno che ci fossero dei corpi, quindi molto probabilmente parte della generazione di anime precedente a quella nostra è stata prelevata, portata e magari anche modificata geneticamente su un altro pianeta, di una dimensione magari superiore, di una vibrazione superiore, dove non doveva l'uomo lavorare, la donna non doveva partorire, dove c'era il giardino dell'Eden, e lì sono, diciamo così, stati mantenuti nel frattempo che il pianeta Terra, Gaia, si ripuliva dalla civiltà che la loro generazione di anime aveva portato dall'epoca iperborea a quella tecnologica come la nostra, e magari è passato qualche eone per ripulirsi attraverso sommovimenti, attraverso quello che poi noi abbiamo come descrizione del diluvio universale, e cioè l'acqua che sommerge tutto perché le terre emerse devono andare sotto, quelle che sono sotto devono venire sopra, proprio perché si deve ripulire il pianeta delle tracce della civiltà per lasciare lo spazio a quelli della terza dimensione che arrivano per poi elevarsi a loro volta a quel grado. Ebbene, questa è la rappresentazione dell'umanità che viene presa da quel posto bellissimo e risparsa sulla Terra col crescere e moltiplicatevi per fare i corpi per le anime che dovranno poi reincarnarsi. E questo spiega anche perché i patriarchi della Bibbia campavano 200, 300, 400 anni, proprio per le modifiche genetiche per portarli su un altro pianeta. E se questo è un ruolo che hanno svolto gli extraterrestri, ecco che già gli extraterrestri dall'inizio della nostra venuta sulla Terra, ma prima ancora dalla presa degli esseri umani che poi hanno portato per mantenere la possibilità del crescere e moltiplicatevi riportandoli sulla Terra, e il loro poi essere presenti come dei all'inizio della civiltà e a guidarci, istruendo i nostri druidi, i nostri sciamani, i nostri pope, e questa è la più grossa dimostrazione dell'interazione degli extraterrestri con l'umanità. Ma approfondiremo.